E voilà, ciao a tutti, siamo in Australia, oggi è il 94esimo giorno, è il secondo giorno che siamo a Shepparton e oggi abbiamo fatto il nostro primo giorno di lavoro in farm. Cosa abbiamo fatto? Raccogliere pere. A raccogliere le pere dall'albero. E no, non è così semplice come può sembrare sentito dire. Abbiamo faticato molto, questi sono i segni della bronzatura, bello. Io voglio vederti stasera senza barba, tutto rosso qua e sì, mi devo fare la barba perché mi dà fastidio quando sudo. Vabbè. E, comunque questo video è cortissimo, senza niente, per dirvi che non abbiamo internet, non ce l'abbiamo, dobbiamo andare a scrocco nei centri commerciali qua della città, il centro commerciale, o qualche fast food, e che molto probabilmente, sicuramente non caricheremo video elaborati con le solite scritte o video con i nostri video, perché non ce la si fa, il computer lo possiamo attaccare al van ma per poco, pochissimo, e quindi solo vlog, esatto, così. Cose del genere, senza tagli, senza niente, ci scusiamo veramente tanto, volevamo mantenere la nostra costanza ma non ce la possiamo fare, ci dispiace, anche perché non vogliamo rimanere gratis, il nostro alloggio è questo, il nostro alloggio è questo in questo momento. Ebbene sì. Ci sono altri backpacker? Noi viviamo qua, gratis, ci viviamo gratis, non dormiremo qui perché non si può, dormiamo dall'altra parte del fiume, là c'è un lago. Che è quello che si vedeva anche dal campeggio. Okay, e lì vabbè, non si vedono, ma ci sono altri backpacker dall'altra parte del fiume che sono già lì. Esatto, magari stasera, no, non vi possiamo far vedere niente perché dovrei montare il video per farvi vedere questa sera, magari facciamo un altro video con questa sera, comunque. Tutto qua, ci dispiace veramente tanto, faremo dei video così, quel che riusciamo buttiamo su, cerchiamo di mantenervi aggiornati sulla nostra situazione e niente, tanto non preoccupatevi, non sarà per tanto perché probabilmente non rimarremo tanto qui perché la paga è bassa, sì, a quanto pare sono $35 a cassone riempito fuori le tasse, quindi in realtà sono $25 e un cassone riempito ci si mette due ore e mezza a farlo. Oggi abbiamo fatto due cassoni e quindi non è abbastanza, non è il territorio adatto per lavorare in farm. Sì, a quanto pare il Victoria non è remunerativo per le farm. Aspetteremo di essere in Queensland. Bene, per questo video vlog è tutto e mettete mi piace per supportarci, per tirarci su di morale che non possiamo starvi più vicino. Lo vedremo tra un paio di settimane quel mi piace. Sì, esatto, e il problema è quello, non possiamo neanche rispondervi ai commenti. Va bene, fa niente dai, un saluto dall'Australia e al prossimo video. Ciao! Ciao!